pronto per questo match di Serie D che vedrà affrontarsi, ragazzi, Real Chinotti e Iacis. Il match che comincia adesso. Abbiamo un ospite d'onore in regia, l'ottimo Fontana Rosa, un'inquadratura per lui, un saluto ai fans. Ciao, ciao. Come la vediamo la partita oggi, capitano? La vedo abbastanza bene, i ragazzi sono motivati. Speriamo che riusciamo a portare a casa i risultati. Bene, bene, c'è un ottimo entusiasmo. Vediamo adesso quindi questa partita come si evolverà. Buon calcio a tutti. Gallo addomestica questo pallone in modo un po' più difficile. Attenzione Gallo! E arriva il gol per Real Chinotti. Subito quindi il vantaggio per loro. Vero fulminio. 1-0. Parte un sinistro e qui c'è la buccia del portiere che non riesce a stoppare questo pallone. Peccato. Lanzini quindi porta in vantaggio su. Ah, Zurri, scusate, chiedo scusa, Zurri. 1-1 quindi. Fontana Rosa che non è molto contento dei suoi per questa azione subita. Mister Timano. Ma adesso vediamo la partita come si evolve. 1-1, gol di Zurri. E poi arriva subito la risposta, mamma mia qui. Il mister sembra aver scosso i suoi e arriva infatti il gol del 2-1. Mamma mia qui. 1-2 impressionante. Botta e risposta. BHD. Se ne parla messa in mezzo e qui arriva la risposta del portiere. Questa volta non si fa trovare impreparato. Castellano e poi la botta. Laterale rosso. Attenzione, palla che può essere pericolosa, ma c'è la spazzata. E quindi davanti alla porta il tiro e arriva il gol di Lanzini che firma i due pari e c'è il 5 con Luca Giuliano. E c'è l'esultanza, Lanzini. È un po'. È bene, attenzione, arriva il gol di Lanzini che firma addirittura il sorpasso per gli Acis. 3-2, mamma mia, partita ribaltata al Bernabeu. Cominciato il secondo tempo che vede in vantaggio i ragazzi di Acis per 3-2 grazie alla doppietta di Lanzini che ha ribaltato il risultato. Vediamo adesso cosa accadrà. Esposito può ripartire e innescare il... E attenzione! Arriva il gol di Esposito! Pareggio 3-3. Inizio ripreso. Attenzione! Arriva il gol di Lanzini! Di testa spizza e la mette dentro. Lanzini, il gol del 4-3. No, solo io. Allora mettiti la casacca dell'amico tu. Sposito la spizza per Gallo! E arriva il gol di Gallo, addirittura 4-4. Partita ricca di gol oggi, davvero in bilico. Limite di parire. Attenzione, arriva il gol di Lanzini, addirittura poker per lui. 5-4. Oh,
Ti paga dopo questo? Ragazzi, voglio fare l'ultimo cambio. Quanto manca? Se ne parla messa in mezzo e arriva il gol per il pareggio dei Real Chinotti. Incredibile, ragazzi. Di Carluccio, proprio lui. 5 pari. Lanzini, il numero. Lanzini davanti alla porta, il palo e poi il gol del 6-5 che arriva per gli accisi praticamente all'ultimo minuto. Forse il gol che sancirà la vittoria di questo match. No, vediamo. Qual è il cognome di Nicola? Nicola, qual è il tuo cognome? Zungri. Gol di Zungri al minuto praticamente finale. Infatti parte la parte recupero. Sul pallonetto di Carluccio, tenta un numero in qualche modo supera gli avversari, chiama Valla Gallo, fermato di Carluccio, quindi c'è la ripartenza di Acis che preferisco temporeggiare. Palla lunga a cercare un compagno, il portiere blocca, intercetto qui Acis, ancora lui che resiste, palla messa in mezzo davanti al portiere, c'è il passaggio ancora Zungri, la doppietta che chiude la partita, mamma mia, partita decisa all'ultimo secondo ormai, 7-5. Siamo qui con Lanzini, autore addirittura di un poker che ha portato alla vittoria della sua squadra, un commento sulla partita e sulla prestazione. Gli avversari erano veramente molto bravi, avevano un giocatore fenomenale secondo me, però ce Esposito. La siamo cavata. Eh? Esposito, penso di sì, non lo so. Comunque ce la siamo cavata, abbiamo giocato di cazzim alla fine. Esatto. E ce la siamo portata a casa, esatto. Quindi molto soddisfatto. Sì, tantissimo. Va bene, grazie mille, buon popolo da Rossi. Grazie. Ciao.